Ok, buonasera. Buonasera. Allora, siamo su Lara Croft Rise of the Tomb Raider. Dobbiamo fare il primo ritorno nella base sovietica. Qui ci resta da fare un documento che non possiamo fare adesso, perché per poterlo prendere ci vuole, lo si può fare solo dopo aver ottenuto le frecce da scalata. Le frecce da scalata sono delle frecce che hanno una corda attaccata. Si lancia la freccia si pianta, si aggancia, si pianta su un tronco, ad esempio, e quindi ci si può arrampicare sul tronco. E il documento è in una posizione che praticamente lo si può prendere soltanto con questo tipo di frecce, frecce da scalata, che non le abbiamo. Quindi al ritorno dalla base sovietica dovremmo averle. Per il momento non ce ne abbiamo. Andiamo avanti. Ok, da qui a questo punto ci avviciniamo a Jonah e parte un filmato Un abbastanza aspetto lungo. orribile. Orribile, ma felice. Avevo ragione, Jonah. Mio padre aveva ragione. La sorgente divina esiste. Io vorrei che fosse qui per vederlo. Sarebbe orgoglioso. Sofia mi ha detto cosa hai fatto per il suo popolo. Lara, lieta di rivederti. Jacob ti sta aspettando nell'osservatorio. Trovata davvero. Li porta all'Atlante. I fondatori di Kitesh erano abili artigiani. Utilizzavano questo posto per guardare l'Atlante. Gian, prova con quelle catene. Ok. Incredibile. Devono averlo usato per pianificare la costruzione della città. Come antichi progetti. Esatto. Tutto si dirama da questo punto. Ciò vuol dire che il centro della città è sotto il lago. Ma qualcosa non va. La cattedrale, dove c'era l'Atlante, è dal lato sbagliato della mappa. Continua a ruotarlo. Ecco qui. Kitesh non è sotto il lago. È sotto il ghiacciaio. La sorgente divina deve essere lì. E come attraversiamo tutto quel ghiaccio?
Aspetta. Questo sentiero porta alla città. La cattedrale è qui. E la torre dall'altra parte. Questo significa che l'entrata della città di Kitesh deve essere... qui! L'entrata di Kitesh è qui! Tu lo sapevi? Abbiamo molto tempo. La Trinità non ci metterà molto a scoprire dove si trova la sorgente. Ma devo andare a cercare Jonah. Anche a costo di rinunciare alla verità che stai cercando. Ha rischiato la vita per venire con me. L'ho quasi perso una volta. Mai più. Allora vai. Fai quello che devi. Se Jonah è vivo, sarà rinchiuso nel vecchio gulag sovietico. Non avrei mai voluto rimettere piede in quel luogo orribile. Ma non posso lasciarlo nelle mani della Trinità. Jonah. Resisti. Sofia, mi senti? Ok, siamo nella base sovietica. Lara! Stai bene? Sì, sono alla vecchia fucina vicino al gulag. Sto per entrare a cercare Jonah. Conosco il posto. Avevamo nascosto delle armi lì intorno durante il primo attacco alla Trinità. Potrebbero servire. Grazie, Sofia. Ci vediamo quando esco. Ok. Da qui. Un momento che devo scrivere. Allora. Voglio vedere la memoria disponibile.
Ok. Poi. Allora, base sovietica mi serve di scrivere. Allora, tombe della sfida. Sfide completate. 2 su 4. Quindi restano 1 e 2 queste qui. Differenza di opinioni, cattura la bandiera. Missioni sono state fatte tutte e 5. Sfide ne mancano due. Le tombe della sfida ne resta una. Una da fare. Le missioni sono state fatte tutte. Prendendo appunti. Ok, queste qui da fare. Sette manifesti. Allora, vediamo quanti sono. Sono rimaste due sfide da fare. I forzieri ne mancano quattro. Quattro. Bene. E si fanno in questa visita. Le reliquie ne mancano 3. Reliquie 3 e si fanno in questa visita. O in questa o nella successiva. Comunque 3 ne mancano. I documenti ne mancano 4. 4 documenti. In questa visita o nella successiva di affreschi ne manca uno, quindi uno presumibilmente farlo in questa visita di kit di sopravvivenza. Ne mancano 6. 6 e lì si dovrebbe riuscire a farli in questa visita o nella successiva. Comunque 6 ne mancano. 6. Scorte di monete. Ne mancano 6. E le deve fare in questa visita. In questa visita. Ok, allora, tombe della sfida. Una.
Vediamo le sfide. Vediamo le sfide. Le sfide. Allora, differenza di opinioni. Restano due manifesti da fare. Quindi, differenza di opinioni. Erano 7. Due manifesti. Ok, invece cattura la bandiera. Cattura la bandiera non è stata fatta, è completabile. Ok, salva questo che mi serve. Allora, salvato, spostalo qui. Ok, lo chiudiamo, proviamo a riaprirlo, andiamo. Questo è posto. Un momento. Allora. Ok. Bene. Questo è posto. Allora. Allora, noi siamo vicino al campo base, qui, al ponte della fucina. E qui dobbiamo andare, al ponte della fucina. E vicino al ponte della fucina c'è un documento da prendere. Andiamo subito. Allora, andiamo a campo base. Eccolo. Lì c'è. E qui il documento. Ti ho vista, eri... Cazzo, Lara, dimmi che non sei morta. Dopo la valanga, ho sentito qualcosa. Un eco in lontananza, ma sono sicuro che fosse la tua voce. Sono sicuro di averla sentita. So che sei sopravvissuta, almeno alla valanga. Da allora non ho più sentito niente, ma continuerò a provare. Lo so che mi hai detto di andarmene, di nascondermi in un posto sicuro, ma... Credevi davvero che ti avrei lasciata qui? Mi conosci, sai che non l'avrei mai fatto.
Ok. È una registrazione di Giona che praticamente era una trasmissione radio e lui stava parlando cercava di lanciare un messaggio a Lara. E probabilmente è stata intercettata e registrata dagli uomini della Trinità e quindi sono riusciti a sapere dove stava andando, dove si stava recando. Il documento si intitola Separati, è una comunicazione radio. E dice: Lara, 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 rispondimi, l'ultima volta che ti ho vista eri... Cazzo, Lara, dimmi che non sei morta. Dopo la valanga ho sentito qualcosa, un eco in lontananza, ma sono sicuro che fosse la tua voce. Sono sicuro di averla sentita. So che sei sopravvissuta, almeno alla valanga. Da allora non ho più sentito niente, ma continuerò a provare. Lo so che mi hai detto di andarmene, di nascondermi in un posto sicuro, ma credevi davvero che ti avrei lasciata qui? Mi conosci? Sai che non l'avrei mai fatto. E va bene. Ok. Poi abbiamo visto, c'è un forziere. Ecco, e troviamo nel forziere le frecce da arrampicata a punta larga, indispensabili per proseguire con la storia. Quindi qui. Sono necessarie delle frecce d'arrampicata a punta larga. E laggiù che lampeggia, laggiù in fondo, c'è un kit di sopravvivenza. Quindi qui prendiamo le frecce d'arrampicata. Sono indispensabili, ecco perché c'era c'era l'obiettivo. Trova il forziere con l'equipaggiamento di Sofia. Ecco qui. Quindi dobbiamo. Aprire il forziere e prende le frecce da arrampicata che poi ci serviranno nella valle geotermica per prendere l'ultimo documento. Le frecce d'arrampicata possono conficcarsi nel legno morbido ed essere utilizzate per gli spostamenti. Prima di scoccare, tieni premuto il tasto mouse sinistro per caricare al massimo oppure un altro tasto per chi usa un altro tasto. Comunque, eccola. Adesso andiamo a prendere il kit di sopravvivenza. Che lampeggia. Ecco poi ci avviciniamo alla parete rossa. Là. Perché c'è frecce d'arrampicata, eccetera, eccetera. Ok. È arrivato un messaggio. Vediamo che dice. The ultimate warrior. Take a step into the ring and try your chance with the exclusive ultimate warrior backpack. Check it out here. Un zainetto di esclusive Ultimate Warrior.
Ok. Lì vediamo. Ecco lì. 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 Dobbiamo usare la freccia d'arrampicata. Prima prendiamo. Non si può prendere. Ok, ce l'abbiamo pieno. Salviamo qui. Hanno preso John e l'Atlante. Ma se pensano che sappia qualcosa, ci sono buone possibilità che lo tengano in vita. Spero solo che John tenga duro finché non lo trovo. Devo riportarlo indietro. Non lo lascerò morire qui. Salviamo la partita. Andiamo qui con l'arco. Prendiamo le frecce da arrampicata. Frecce d'arrampicata non c'è bisogno di cambiare. Frecce d'arrampicata, eccole. E qui su questi punti qui, sul legno vivo. Sul legno morto non succede nulla. Sul legno vivo invece si conficcano. Così però no. Andiamo un po'. Bisogna stare sotto. Andiamo adesso. Bisogna tenerlo, ecco, così. Ecco. Ah, ecco, ho capito. Non è una corda, praticamente le frecce d'arrampicata si praticamente si va così. Poi vediamo, dovrebbe saltando. Vediamo. Ok. Girati. Non si gira. Ah, ecco, appunto. Ecco, allora non sono frecce con la corda, bensì sono frecce che vanno piantate sul legno e poi si sale su quelle. E ci avviciniamo all'affresco in rosso. Ancora propaganda. Rivediamo gli affreschi, quindi gli affreschi li abbiamo completati. Adesso da questa pedana c'è la corda tesa.
qui c'è niente. No. Andiamo laggiù dove c'è un campo base. Ok, lo dobbiamo raggiungere. Risale. Possiamo scendere giù qui, laggiù, poi andare da quella parte, salire su e andare a quel campo base. Lì c'è una parete scalabile.
Lassù c'è un animale selvatico. Cambiamo arma. Prendi questo. Tuo amico, mi spiace per quello che è successo. Sono certa che se la caverà. Ah. Lo spero anch'io. Ok, l'abbiamo raggiunto. Dove è andato? Boh. Comunque, questo è crinale riparato. Salva qui. C'è una grotta sulla destra.
scendiamo. Mi pare brutto scendere da qui. Lo vedo male. Da qui lo vedo meglio. Vabbè, giù. John è ancora là fuori. Va bene.
abbiamo tutte. C'è della magnesite. Basta. C'è un sentiero. È molto battuto. Salviamo anche qui. Dobbiamo fare un salto della fede. Non abbiamo niente per scalata. Prendiamo la rincorsa. No! Riattraversa. Thank you.
No. Riscendi. Merda. Ferma. Lì c'era qualcosa da prendere.
E niente, bisogna passare per forza sul ponticello. Adesso crolla, eh. Cos'è quel suono? Un paramento liturgico indossato dai sacerdoti durante la messa. Ok.
Abbiamo trovato la reliquia Manipoli e fa parte della serie Pegni di Fede ed è un paramento liturgico indossato dai sacerdoti durante la messa. Lo usano anche oggi. È quello che mettono pendente sul collo. Questo però è bello robusto, è in pelle. Spesso. Di pelle. Rinforzato addirittura. Qui abbiamo una mappa d'archivio. Questo era una specie di santuario. I pellegrini venivano qui per dimostrare il loro rispetto. E il documento. Un dono della provvidenza. Un documento. Senza questo posto, questa scultura divina di vento e roccia, ci saremmo smarriti. La storia dell'esploratore che scoprì questo luogo è ben conosciuta da tutti. Ma molti non sanno che siamo stati prossimi alla morte. Ci eravamo persi nelle montagne. Senza cibo né speranze. Avevamo iniziato a mettere in dubbio lo stesso profeta. Ma l'esploratore sentì il suono e lo prese come un segno. Da solo scalò i dirupi, attirato dalla musica, e da lì vide la nostra salvezza. Questo santuario non è dedicato solo a lui e al suo coraggio, ma alla forza della nostra fede. Ok, il documento è intitolato L'esploratore. Fa parte della serie La Voce di Dio e dice questo: senza questo posto, con questa cultura divina di vento e roccia, ci saremmo smarriti. La storia dell'esploratore che scoprì questo luogo è ben conosciuta da tutti, ma molti non sanno che siamo stati prossimi alla morte. Ci eravamo persi nelle montagne senza cibo né speranza. Avevamo iniziato a mettere in dubbio lo stesso profeta, ma l'esploratore sentì il suono e lo prese come un segno. Da solo scalò i dirupi, attirato dalla musica, e da lì vide la nostra salvezza. Questo santuario non è dedicato solo a lui e al suo coraggio, ma alla forza della nostra fede.
Al centro della sala ci sono delle monete. Vediamo se c'è altro. Pare nient'altro. Senti freddo, eh? Qui c'è quell'aggeggio che fa avanti e indietro. Lì. Qui c'è il portone che è chiuso. Deve esserci sicuramente qualcosa dietro quella porta. E qui c'è la manovella per azionarlo. E ma se la giriamo vediamo che è bloccato. È bloccato, vedi? Diavolo, il contrappeso è bloccato. Certo. Devo attraversare quella porta. Per aprirlo, andiamo a quest'altro. Dobbiamo azionare quest'altro meccanismo. Almeno questo contrappeso funziona ancora. Ok, lasciamo. Allora, questo contrappeso funziona e il portone si è chiuso. Adesso saliamo qui e su e poi a sinistra fino a entrare in quella finestra. Qui. Ci spostiamo sulla destra. Qui.
qua? Di qua no, c'è il burrone. Quindi dobbiamo saltare su quello spiazzo. Su quello. Quando siamo qui c'è un documento. Dovrei riuscire a collegare il contrappeso al verricello. E lo prendiamo. Dicono che non si scorda mai la prima volta che si è sentito quel suono. I miei genitori mi hanno portato qui per contemplare il mistero dal santuario. Quando sarà il momento, anch'io porterò qui i miei figli. Dicono che senza la musica delle montagne, i nostri antenati avrebbero vagato sulla terra fino alla morte. Invece, queste montagne offrirono loro un rifugio. Proprio come ora lo stanno offrendo a me. Ok. Il documento è Canzone della montagna, della serie La voce di Dio, e dice: dicono che non si scorda mai la prima volta che si è sentito quel suono. I miei genitori mi hanno portato qui per contemplare il mistero del santuario. Quando sarà il momento, anch'io porterò qui i miei figli. Dicono che senza la musica delle montagne i nostri antenati avrebbero vagato sulla terra fino alla morte. Invece queste montagne offrirono loro un rifugio, proprio come ora lo stanno offrendo a me. Azioniamo questo rullo. E agganciamo il contrappeso lassù. Il contrappeso, se solo riuscissi a sbloccarlo. Forse posso farlo oscillare. Forse. Thank you.
No. Questo l'ha sganciato. No, no. Non ho capito. Il portone d'ingresso. Quindi non questo. Non quello, ma questo. Devo aver dimenticato un passaggio. Thank you.
Cos'è questa lama? Forse posso farlo oscillare. Forse. Forse posso farlo oscillare. Forse. Devo tagliare la fune nel momento preciso in cui comincia a soffiare. Devo calcolare meglio i tempi.
Forse posso farlo oscillare. Forse. Devo aprire la porta. Incredibile. È una formazione naturale. Codice. Questo contiene una serie di riflessioni sulla volontà. Ok, forza interiore. Se subisci ferite gravi in battaglia, evidenziate dallo schermo che diventa grigio, la salute viene ripristinata automaticamente. La rigenerazione istantanea della salute avviene una sola volta per combattimento e si ricarica tra un combattimento e l'altro. Usciamo dalla tomba. Andiamo qui.
qui. E su. E giù. Allora, il dono della provvidenza l'abbiamo raccolto. Dobbiamo prendere il kit di sopravvivenza. Il nido, c'è un nido e la reliquia. Il kit di sopravvivenza. Da qui altra corda tesa a quello. E scendiamo. Qui c'è il nido. E è massimo, quindi non lo possiamo prendere. Adesso prendiamo la reliquia. La reliquia si chiama, si intitola Incensiere della serie Un'epoca di adattamento. Questo doveva essere un incensiere. Veniva usato per bruciare l'incenso, ma è stato modificato. È un incensiere che doveva essere usato per bruciare l'incenso, ma è stato modificato. Boh. Vabbè. Arrampichiamo qui. Raggiungiamo questo di palo. E scendiamo.
da dove siamo entrati. Ripassiamo nella fenditura. Andiamo avanti. Ed eccoci di nuovo al campo base. E qui salviamo. Salva. Riprendiamo. Andiamo al campo base, torre delle comunicazioni. Qui su questo. Dove c'è l'emporio? Quindi, viaggio rapido. E salviamo. Sta arrivando la tempesta. Salviamo anche così. Riprendi. Qui c'è l'emporio, quindi andiamo verso l'emporio. Qui.
e tagliamo la corda della bandiera rossa che sventola. Qui c'è una bandiera rossa che sventola. Saliamo. Saliamo. Ci avviciniamo alla corda. Qui. E tagliamo la corda. E questa è la prima. Scendiamo qui. A sinistra. Vediamo la mappa. Rivai qui sull'Emporio. Emporio. Emporio. Scendiamo le scale. E lì c'è l'altra bandiera. Qui c'è la bandiera. No, è quella la bandiera, non è questa, questa è rotta. Lì. Eccola. Lì, lì e lì. Giù di lì e così.
Adesso chiudiamo qui. Nel cortile di questa baracca c'è un container. Eccolo. In cima al container c'è la bandiera. Dietro al container c'è un forziere. C'è quella grotta chiusa. L'apriamo. C'è quel forziere laggiù in fondo da prendere. Freccia esplosiva. Scendiamo dalla scala. Vabbè, è uguale. Andiamo, entriamo nella grotta. E andiamo qui. Qui c'è la magnesite. E lì il forziere. Ora torniamo indietro, riusciamo. Qui non c'è altro da prendere. Andiamo verso la segheria. Qui. Quindi riusciamo. Vabbè, pensa, potevamo venire su di qui. E vabbè, è uguale. Usciamo, andiamo verso la segheria.
Eliminiamo prima questi due. Con una freccia esplosiva. Essere qua in tutto. Andiamo a depredare questi tre. Dobbiamo andare verso la grotta. Quindi andiamo verso il monolito. Dobbiamo attraversare il ponte grosso. Là c'è un... dono della provvidenza. È pieno... ah no, è... è il coso, eh. Petrolio. Andiamo verso il ponte. Lo attraversiamo.
Attenzione. Ci sono due lupi. Lo scogliamo. Lì c'è un animale da scogliare. Ah no, è benzina, no? Visto male, ho visto. Ok, qui c'è il monolito. Interagiamo. La sintassi è piuttosto confusa, ma credo indichi un nascondiglio. Aggiornato la mappa. E quindi ha messo queste due nuove monete. Scorte di monete, 1 e 2. E noi dobbiamo prendere questa. Qui ci sono delle erbe. Vediamo se sono prendibili. No. No, è al massimo. Torniamo al campo base, più vicino. Qui abbiamo delle penne. Legno.
quelle sono le piume sono le erbe che abbiamo visto prima. Torniamo indietro. Basta. No. Salviamo. Ci spostiamo su un altro campo base. E andiamo a area di riboscamento.
qui. Salviamo. Area di imboscamento. Ingrandisce un po', più di così non si ingrandisce. Qui c'è una baracca accanto, eccola. Questa. E a fianco a questa c'è una baracca con una cisterna sopra. Tra la baracca e la cisterna c'è la scorta di monete. La baracca e la recinzione.
Abbiamo visto anche la bandiera. La quarta. Andiamo verso la segheria. Quindi da qui risaliamo su. E sul tetto della segheria c'è la bandiera. Eccola. Pare che sferreremo un attacco frontale. Niente più schermaglie. Come l'hai saputo? Uno dei ragazzi delle squadre operative. Dice che il piano adesso è fare terra bruciata. Lei viste le foto fatte all'ufficio della miniera. Non credo che i sovietici abbiano deciso da soli di sbaraccare. Già, ma i nativi non riuscirebbero mai a fare un casino. Ce n'è un altro. No. Localizziamo la bandiera. Prendiamo quei due ceffi. Clara, sei tornata. Puoi aiutarmi? Un attimo, no, adesso no. Sono impegnata. Questo sta qui, l'altro dov'è? Eccolo. Vediamo se possiamo salire su. Sali qui.
qui va bene. Adesso andiamo qui dove è la scorta di monete.
scendi qui. Lara, sei tornata. Puoi aiutarmi. Più agenti. Lara, sei tornata. Dopo lo raccogliamo. Thank you.
Ok. Allora, prima raccogliamo il cervo. Il male è raro. Poi andiamo al primo accampamento. Qui. Andiamo. E va bene, allora così. E di là. Caverna è sotto. No, è sotto. E dov'è la cisterna? No, noi siamo sopra, andiamo a una più vicina, attraversiamo il ponte qui, andiamo su questa qua giù. Thank you.
E qui salviamo e per il momento ci fermiamo. E va bene, mi fermo qui, mi fermo. Mancano ancora questi. Sono 2 ore e 50, basta. E buona serata.